mentre proviamo a mandare questo video, mi piace riportarvi quello che con grande modestia mi ha appena confidato. Io non andavo nelle scuole a portare il mio libro, io andavo nelle scuole a parlare di Irene, e quindi Irene, Irina, Irena, Irena, Irena. Quindi questo lavoro, questo grande amore di Titti come insegnante l'ha portata addirittura a doppiare questa intervista. Quindi adesso avremo il piacere di sentire la sua voce, e dopo ovviamente le faremo parlare del libro, certo. Una sola cosa a proposito di questa donna straordinaria. Vabbè, la sua storia ve l'hanno raccontata, è rimasta comunque in ferma vita dopo il Paviac, perché le avevano fratturato entrambe le gambe, ma ha continuato a lavorare per, anche dopo, per i bambini ebrei e per tutta la comunità ebraica. Nel 1965, solo nel 1965, lo Yad Vashem di Gerusalemme la proclamò giusta tra le nazioni. E solo allora il governo polacco le diede il permesso di andare a ritirare questo premio. Poi la sua storia fu completamente dimenticata, finché nel 1999 un gruppo di studentesse di un college americano del Kansas trovarono per caso qualche notizia su questa sorta di eroina che è assolutamente paragonabile al molto più famoso Oscar Schindler. E si accorsero che Irene era ancora viva, perché era il 99, Irene è morta a 98 anni nel 2008, e le scrissero una lettera e riuscirono a incontrarla, e da questo incontro straordinario nacque una commedia teatrale intitolata Life in a Jar, la vita in un vasetto, proprio diciamo con riferimento a questi vasetti di vetro che contenevano le vere identità dei bambini ebrei salvati da Irena. Nel 2003 il Papa Giovanni Paolo II le scrisse una lettera di encomio, e nel 2007 il Senato la proclamò eroe nazionale, fu anche candidata al Nobel per la pace. E nel 2007 Irena era ormai, aveva 97 anni, quindi assolutamente impossibilitata a lasciare l'ospizio dove viveva, ma scrisse una lettera per il Senato che fu portata da una delle sue bambine, all'epoca già quarantenne, che è Elvieta Fikowska. E in questa lettera lei protestava contro questa definizione di eroina. Lei diceva che non era un'eroina, prima di tutto perché quando a fine della guerra aveva redatto la lista di tutti i suoi collaboratori, aveva riempito 13 pagine, e quindi era soltanto una tra le tante che avevano collaborato per aiutare questi bambini, che erano i figli di tutte queste donne. E poi diceva che questo compito che le era stato affidato e che lei aveva svolto con tanta passione, quindi mettendo a repentaglio la sua vita, non era un titolo di onore, non era un titolo di gloria, era soltanto quello che giustificava la sua presenza su questa terra. L'unico rimpianto, diceva, è che avrei voluto fare di più, è un rimpianto che non mi lascia mai. E è morta nell'ospizio, si vede in questa intervista, nell'ospizio, circondata da quei bambini che erano sessantenni all'epoca, nel 2008. E io ora, quando vedo il suo viso, mi sembra veramente come una nonna. Vedere una nonna mi commuove sempre. Grazie Titti, così mi presi il fianco per poter ringraziare chi mi aiuta in questo concorso, quindi il mio vicepresidente, l'avvocato Massimiliano Bonifazzi, l'avvocato Luigi Mazzarino, l'avvocato Monica Schipari, l'avvocato Manfredi, l'avvocato Sisto Paoli, l'avvocato Giuseppe Belcasso, l'avvocato Francesca Romagnoli, Lucilla Anastasio, mia sorella Teresa Sotira, che ho previsto prima, la dottoressa Palmieri, la dottoressa Deborah Sulpizzi, la dottoressa Montaldi, Anna Maria Franchini, anche lei magistrato,
Stato, il dottor Antonello Racanelli, il dottor Corrado Cartoni e il dottor Angelo Martinelli. A proposito di dottor Corrado Cartoni, mi onoro di essere stata nominata suo assistente di studio al CSM e vi porto i suoi saluti, perché anche lui insieme al vicepresidente del CSM ha fatto questo viaggio che non si può definire bellissimo, attraverso i tre campi di concentramento, un viaggio con anche lui una perdita nel cuore, e la cosa incredibile, mi raccontava stamattina, non solo questa durezza del freddo, ma questi posti che ancora, diceva, sono pieni, diceva, di dolore. Si sente queste pareti, questi cancelli, sembra di toccare con mano un dolore. Qua si dice che c'era la paura di toccare le mura, per paura di sentire le voci di questi uomini che da lì non hanno mai più fatto ritorno. Quindi avviamoci a questo video, poi ci ritroviamo insieme per questo momento conviviale. Vi ringrazio tutti, vedo un sacco di amici che vorrei ringraziare, che ci seguono sempre, e che vi ricordo sempre di leggere e di votare i nostri libri. Questo è il nostro piccolo contributo alla memoria. Ricordavo una psicoterapeuta israeliana che anche lei, come me, aveva perso una persona cara in giovane età, e che mise a punto una modalità di guarire attraverso piccoli gesti del fare memoria, anche quello del fare ordine nei cassetti, Megirot in ebraico, questa Megirot che noi possiamo fare nella quotidianità. Non siamo tutti chiamati ad essere Irene Sandler, siamo chiamati ad utilizzare nel nostro quotidiano i nostri piccoli talenti, anche conservare la nostra storia personale, quella delle nostre famiglie, è un obbligo e un dovere per i nostri figli, ma anche per chi ci sta accanto. Grazie. Anna ci sto parlando, le donne. Lo detesto, mi fa infuriare quando la gente mi chiama eroina. Non sono un'eroina. Se non fossi una stata nel ghetto, se non avessi visto quel ghetto e la gente che viveva lì, non avrei avuto idea di che cosa era veramente vero di guerra, oltre ogni immaginazione e descrizione. Le strade piene di cadaveri di bambini, gettati con i loro piccoli corpi, ricoperti da vecchi giornali. Perciò ho radunato il circo dei miei collaboratori e ho detto loro: ascoltate, dobbiamo dichiarare guerra a Hitler. Quei bambini dovevano essere salvati, sarebbero diventati polacchi, case polacche. Riesco ancora a vedere gli occhi di una madre che mi dava suo figlio, e gli occhi ancora oggi vengono a trovarmi in mio. Ho aiutato gli ebrei più miserabili, i più poveri, e so che c'era amore nel Cristo. Chiunque salva una vita, salva il mondo intero. Lo vidi mentre camminava lungo la strada, ed anche i bambini camminavano in fila, vestiti con i loro abiti migliori, seguivano il dottor Korczak e tenevano delle bambole nelle loro mani. Quei bambini marciavano tenendo strette le bambole che erano state fatte per loro con amore, e nel frattempo quello che li stava aspettando alla fine del loro viaggio era la grande invenzione tedesca, Zeppelin.
questo mi devastò così profondamente che quando tornai a casa mia madre dovette chiamare un'ambulanza. Ero distrutta, sapevo che quelle creature stavano andando incontro alla morte. Immediatamente decisi che l'unico modo per salvare i bambini